Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi andremo avanti a giocare a My Lovely Cat Nora e dobbiamo cominciare l'episodio numero 9, quindi andiamo subito avanti con la storia perché sono troppo curiosa. Disse che quel giorno stava passeggiando per caso lungo l'argine del fiume. Vide un gatto venir trasportato dalla corrente e si lanciò a salvarlo. Capisco. Non mi ero mai permessa di chiedere dettagli del come fosse arrivato qui Nora. Il capo aveva detto solo di aver trovato Nora quando era un gatto randagio. Ma non mi sarei mai immaginata che dietro ci fosse una tale storia. Tristissima, tra parentesi. Ho solo avuto fortuna. No, ha incontrato un santo uomo, disse sottovoce. Non sarebbe stato affatto strano se fossi morto quel giorno. Non era di certo la prima volta che passavo esperienze simili. Oddio. E invece sono vivo, e ora sono dentro. Dietro alla finestra. Un gatto randagio che è sempre stato trattato come spazzatura, per qualche coincidenza si trova ora a vivere qui, coccolato. Lo posso abbracciare? Per questo ho paura. Il suo tono pacato ed indifferente cambiò totalmente con l'ultima frase. Ho solo avuto fortuna, tutto qui. Ma l'universo correggerà questo errore e mi troverò di nuovo a vagare nel mondo di fuori. Ma no, non è vero. Tanto prima o poi dovrà succedere. Mi trovo spesso a pensare. Nora! Io contraddico il suo modo di pensare. Non è un errore. Nego la sua affermazione. Il fatto che tu sia qui non è un errore. Nora non sembra essere convinto. Lo so che sto pensando in modo troppo negativo, e appunto meglio essere ottimisti, ma pensandola così almeno non cadrò nella disperazione se davvero dovesse succedere ancora. Per questo mi tengo preparato in anticipo e creo nella mia mente quell'immagine. Nora chiude gli occhi. Il capo che mi guarda con aria mortificata. Gli altri gatti vorrebbero dirmi qualcosa per fermarmi, ma non riescono a trovare le parole giuste. E lì io sull'uscio della porta che dico, tanto lo sapevo che sarebbe finita così. Per poi uscire da quella porta come se avessi sempre saputo il mio destino. Che cosa triste! Questo era il mio desiderio. Desiderio? Sento una fitta al cuore. Che tristi pensieri! In quel momento mi accorsi di una cosa. La sua espressione. L'espressione che aveva ora era quella che vidi quel giorno, la stessa che mi fece decidere di scegliere lui. Dunque, è quando si immagina in testa quella scena che assume quell'espressione malinconica. Si tratta di una strategia per difendersi da qualcosa che potrebbe ferirlo in modo irreparabile se dovesse accadere. Tuttavia, dice con fare impacciato, da qualche tempo a questa parte l'immagine inizia ad essere sempre più sfocata. A volte faccio anche uno strano sogno, sempre lo stesso. Quale sogno? Raccontacelo che siamo curiosa. Un sogno? Nel sogno arriva il giorno in cui devo andarmene, però Nora lascia una pausa in mezzo. Come spiegare? Non si conclude nel modo che sono solito immaginare. Nel sogno, il capo si mette tra me e la porta, bloccandomi la strada, e Sora sta dicendo «Dove stai andando? Io vengo con te!» Oh, mi sto commuovendo. Shiro inizia a sgridarmi, mentre Leo guarda l'intera scena con un sorrisetto rilassato. Rin è come sempre sul divano e mi guarda con i suoi soliti fari assonnati, come se non si stesse preoccupando. Nora parla a bassa voce. Era abbastanza raro sentirlo parlare degli altri gatti del caffè. Dopodiché... Ci sei tu, Tsuki. Mi afferri saldamente un braccio e non mi lasci andare. Oddio, che bella scena. Per questo motivo in quel sogno non riesco ad andarmene. Mi chiedo se non sia invece questo il mio vero desiderio. Ma certo che questo è il tuo vero desiderio. Nora mormora in tono confuso. Ti afferrerei di certo. Eh?
Se una cosa del genere dovesse succedere, ti bloccherei esattamente in quel modo. Oh, senza parole. Anche il capo, Rin, Sora, Leo e Shiro reagirebbero esattamente come nel tuo sogno. Anzi, probabilmente il capo finirebbe per lanciarsi addosso e lacrime per fermarlo. Questo è poco ma sicuro. Ma questo me lo tenni per me. Nora, io credo che questo non sia un tuo desiderio, ma piuttosto quello che tu davvero provi dentro di te. Quello che provo? Nora mi guarda con occhi spalancati. Dopodiché abbassa lo sguardo, gli occhi umidi. Io non voglio andare. Proprio così. Voglio restare qui con voi. È così. Voglio dire grazie al capo. Voglio parlare molto di più con gli altri. Oh mio Dio, bravo. Bene, bene. E poi con te voglio. Oddio, cosa vuoi con me? Non mi far agitare. Cos'è che vuoi? Si interrompe di colpo. No, ti prego, continua. Non fermarti proprio adesso. Nora? Mi volto a guardare il motivo dell'interruzione. Nora si è addormentato? Vedo il torace che si alza e abbassa regolarmente. Ma come si è addormentato? Ma seriamente? Ma io non lo so, ma proprio in questo momento? Perché proprio ora? Mi sento un po' delusa, perché ci tenevo a scoprire la fine della frase. È un po' tutto, immagino. Cosa mai voleva dire? Ma immagino che dovesse essere stanco. Nell'ora di punta i clienti erano arrivati in massa e questa sera c'era stata pure la cosa del bagno non riuscito. E in più quello di prima deve essere stato un bel carico di emozioni, immagino. Posso immaginare come possa essere esausto fisicamente e psicologicamente. Buonanotte, Nora. A domani. Gli accarezzo delicatamente la testa. Nora si era addormentato come al solito con la schiena appoggiata al muro. Ah, per fortuna il capo non è ancora tornato a casa. Dico notando le luci accese nella cucina. E capo, scusa, hai un minuto? Con il suo aiuto portiamo Nora a dormire in salotto facendo attenzione a non svegliarlo. Buongiorno! Esclamo entrando in negozio il giorno dopo. Nora è in salotto. Hai dormito bene ieri? Sì, scusa se mi sono addormentato mentre parlavo. E allora finisci la frase, per favore. Ma figurati, non ti preoccupare. Magari ne riparliamo la prossima volta. Va bene, grazie. Agli angoli della sua bocca si disegna un timido sorriso. Oh, resto sorpresa. Rispetto ad un tempo, il volto di Nora mostra sempre meno espressioni tristi. Se dovessi fare un paragone, il suo volto al momento sembrava un fiore che timidamente sboccia per la prima volta dopo un lungo inverno. È forse possibile che si senta più leggero ora? Non era di certo un sorriso raggiante, ma di certo mostrava una buona dose di sollievo. Tsuki, grazie per il tuo lavoro. Rin, grazie a te. Durante la pausa pranzo, Rin mi raggiunse in stanzina. Nora oggi sembra essere particolarmente di buon umore, vero? Dice Rin sedendosi sul pavimento. Anche tu l'hai notato? Dunque non me lo sono solo immaginato. Già, sembra molto sollevato. Sì, lo penso anch'io. Mi torna in mente la conversazione con Nora di ieri. Certo che non me lo sarei mai aspettato. Ma a cosa ti riferisci? Rin piega la testa da un lato con sguardo interrogativo. È come dire. Mi chiedo se forse non sia corretto raccontargli tutto nel dettaglio. No, no, non voglio raccontarlo, quindi evito di parlargli del suo passato perché non mi sembra giusto. Nora si è confidato con me. Non importa quanto Rin possa essere affidabile e maturo, non posso raccontargli una cosa del genere. Meglio restare sul vago. Decido di evitare di raccontargli la cosa nei dettagli. E ieri ho parlato con Nora, ha deciso di parlarmi del suo passato. Immagino che non sia stato facile per lui. Sai, a
Avevo paura di trovarlo triste ed abbattuto questa mattina, ma sembra che mi sia preoccupata per nulla. Mi sa che piuttosto sono io ad essere più preoccupata per questa storia. Ho pensato alla sua storia per tutta la notte, ieri. La riva del fiume, i tre studenti, il gattino bianco. Le immagini che mi ero creata in mente non accennavano a sparire. Quindi sono rimasta davvero sorpresa questa mattina dal vederlo così in forma. Rin annuisce mostrando consenso. Credo che ora si senta molto meglio. Dici? Sì, dopo aver buttato fuori tutti i suoi pensieri, ora si sente di certo più leggero. Ma io non ho fatto altro che ascoltarlo, non sono riuscita a dire nulla. Ero rimasta in silenzio per tutto il tempo. Però nemmeno l'hai interrotto, giusto? Sì, certo, però. Tra le cose che ha detto c'era un po' di speranza, vero? Non erano solo cose negative, no? Rin si riferisce al sogno e all'ultima parte del discorso di Nora. La parte riferita ai suoi veri sentimenti. Come lo sai? Rin mi risponde solo con un sorriso, senza dire nulla, ma non è che ha ascoltato tutto. Per questo è stato importante per lui che tu non lo interrompessi. Non interromperlo? Ovviamente preferì non dirgli i dettagli della conversazione con Nora. Alle parole di Rin, tutto iniziò ad essermi più chiaro. Grazie, Rin. Non c'è di che. Mi affretto a correre da Nora mentre Rin mi accompagna con lo sguardo sorridente. Nora? Che c'è? Riguardo a ieri, decido di fargli una proposta e proseguo a spiegargli nel dettaglio. Allora, sei pronto? Andiamo. Va bene. Ma dove? Dopo che il caffè ebbe chiuso, ci trovammo nella stanza dello staff. Nora sembra essere un po' teso. Lo prendo per mano e ci dirigiamo in cucina. Il capo dovrebbe essere ancora lì. Si tratta di una delle cose che Nora mi ha detto ieri. Avevo deciso di aiutarlo a realizzare una delle cose che aveva detto. All'inizio si era mostrato un po' confuso, ma poi aveva accettato. Voglio dire grazie al capo. Tra i suoi desideri ho scelto quello più facile e immediato da realizzare. Capo, hai un minuto? Certo, Tsuki. Qua ho appena finito i preparativi per domani. Grazie. Nora ha qualcosa da dirti. Sì, e mo come fa a capirlo, scusate. Nora? A me? Ma forse noi traduciamo. Sì. Mi sento sopraffatta dall'entusiasmo del capo. Nora, su, avanti. Lo incoraggio. Ecco, grazie per avermi salvato e per avermi portato qui. Vabbè, al capo sarà arrivato solo un miau miau miau, immagino, no? Davvero, grazie. No, io mi sto sciogliendo. Nora, mi sento commossa dal profondo del cuore. Oh, devo sbrigarmi a fare da interprete. Alle orecchie del capo non è arrivato altro che un miao miao. Ecco, capo, ha detto grazie. Oh, lo ha capito. Mi si bloccano le parole in bocca. Ha detto grazie, vero? Sì. La sua voce è tremante. Capo, li ho sentiti i sentimenti di Nora. Sono io a dover ringraziare te. Sono davvero felice di essere riuscito a fare in tempo e a salvarti quel giorno. Cioè, io sono commossa, vi giuro, sto tipo piangendo. Disse sorridendo, gli occhi carichi di lacrime pure io. Oddio. Sto piangendo insieme al capo. Nora. Mi giro verso Nora per vedere la sua reazione. Nora sembra essere travolto da un mare di emozioni, gli occhi spalancati, in preda a un mix di gioia e stupore. Mi sento commuovere. Capisco. A me piace, Nora. Lasciandomi a mia volta trasportare dalle emozioni, finisco per dar voce al mio cuore. Cosa? Innamorata? Cosa diavolo sto pensando?
Rimango impalata in preda alla confusione, mentre al mio fianco, Nora e il capo si scambiano sguardi carichi di significato. Ed è finito ovviamente così. Allora, questo episodio mi è piaciuto tantissimo. E vi sembrerà assurdo, ma mi sono davvero messa a piangere. Mi sono commossa. È una storia davvero molto toccante. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti. Io sono innamorata di Nora. Ok. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!